Allora, a questo punto io vi auguro che tutti ci sentano, si parte, Andiamo a anche cominciare. perché sono le 5:10, siamo in ritardo e il vano freme. Ha detto parla te, ma io non ho bisogno di presentare il vano. Insomma, ci farà vedere. Mi sentite? Il vano per le tante. Va bene. Dunque, due parole per pensare su quello come ho elaborato il filmato. Nel 2019 mio figliolo con la moglie passarono un fine settimana a Istanbul e allora mi venne l'idea di mettere le loro foto nel video di un tour della Turchia che avevamo fatto io e Liana a precedenza, ma che non avevo mai presentato perché avevamo trovato tempo brutto. E le immagini dentro le moschee erano troppo buie. Allora, per la parte che riguarda il filmato Istanbul, ho eliminato le immagini più buie, più brutte e l'ho sostituite con altrettante foto del mio figliolo. Poi, da ultimo, sempre per Istanbul, ho messo le altre foto che lui aveva fatto in giro a quella città dove noi non eravamo stati. Però a quel momento lì è sorto il problema che le fotografie erano in formato 16 doni e il filmato in 4 terzi. Allora per una visione più uniforme e non vedere quelle strisce nere laterali, io con pazienza mi sono messo lì e ho trasformato tutto il video, e non solo Instagram, ma tutto, in 16 noti, noni. E stando attenti a posizionare bene le immagini per non far vedere troppo la riduzione dell'altezza che veniva, insomma, cercato. Per cui, insomma, pensavo di non presentarlo. Però, visto che ultimamente purtroppo della Turchia se ne è parlato abbastanza, e considerando anche il fatto che nel frattempo monumenti e siti archeologici non hanno avuto variazioni, allora mi sono deciso di raccontarvi dopo voi con la speranza che sia poi gradito. L'ho diviso in due parti e come sempre, all'inizio ho dedicato alcuni minuti a notizie di carattere generale, però aggiornate con gli ultimi dati che ci sono disponibili. Ora, a questo punto, vi auguro buon ascolto e fatemi bene, perché anche io mi sono dimenticato Anch'io. di spengere. Allora, che mi dici quando far posso far partire? Sì. Lasciamoli tutti qui così si vede. Allora, faccio partire? La Turchia si estende su due continenti. Il 97% del territorio nazionale si trova nella parte più occidentale del continente asiatico. A nord-ovest confina con la Grecia e la Bulgaria, a nord-est
con Georgia e Armenia, a est con l'Iran e a sud con l'Iraq e la Siria. Ha una superficie di 783.562 km quadrati ed è quindi vasta oltre due volte e mezzo l'Italia. Ci sono alcune catene montuose e la massima altitudine è raggiunta dal Monte Ararat con 5.165 metri. Il lago Van, a 1.640 metri sul livello del mare, è il più grande lago del paese. Il Mar Nero è un mare interno che occupa una superficie di circa 424.000 km quadrati. La sua profondità massima scende fino a 2.206 metri. Negli strati superiori ha una salinità pari allo 0,18%, perché riceve le acque dolci dai fiumi delle aree circostanti e l'acqua eccessiva va verso il Mar di Marmara passando dallo stretto del Bosforo. Il Bosforo è un canale naturale che unisce il Mar Nero al Mar di Marmara. È lungo 31 km e 700 metri e largo da 550 a 3000. È profondo in media 40 metri, ma con punti nei quali arriva fino a 120. La direzione delle acque è nei due sensi, a causa di una corrente superficiale di acqua salmastra di 20-30 metri di spessore che va dal Mar Nero verso sud e una corrente più profonda, lenta e salata, dal Mar Mediterraneo diretta a nord. Questo perché il bacino del Mar Nero è 30-50 cm più alto dell'altro e le fluttuazioni non dipendono dalle maree ma dall'acqua dolce che i grandi fiumi riversano nel bacino. Infatti, il Mar Nero, massicciamente alimentato da propri emissari, riceve più acqua di quanta riesca poi a smaltire. Ciò fa sì che le acque in eccesso si riversino nel Mar di Marmara generando una corrente di superficie che viaggia verso l'Egeo. Il Mar di Marmara è un bacino di scambio tra le acque del Mar Nero tramite lo stretto del Bosforo e quelle del Mar Mediterraneo attraverso lo stretto dei Dardanelli. È quindi un mare interno che occupa una superficie di 11.350 km quadrati, misurando circa 280 km per 80. La profondità media è 290 metri, ma la massima scende fino a 1.355, ha una salinità del 2,2%, comprende 23 isole. Lo stretto dei Dardanelli collega il Mar di Marmara all'Egeo. La larghezza varia da 1.250 metri a 8 km. Ci metto lì, guarda. È lungo circa 62 km. La profondità media si attesta su 60 metri. Nel 2020 la popolazione totale della Turchia ammontava a circa 84.500.000, con una densità media di 96 abitanti per chilometro quadrato. La fascia di età che va da 0 a 14 anni rappresenta il 26% della popolazione totale. La fascia da 15 a 64 anni il 67%, mentre gli anziani oltre 65 anni sono solo
il 7%. L'aspettativa di vita è 73 anni. In particolare 71 anni per le uomini e 75 per le donne. Nel 2020 l'occupazione era del 68% per i maschi e il 31,6% per le femmine. E sempre nel 2020 la disoccupazione totale era del 13,2%. Per cento, mentre per le femmine il 35,8%. L'Islam è la religione prevalente professata da circa il 98% della popolazione. I cristiani rappresentano meno dello 0,2%. L'istruzione è obbligatoria e gratuita nell'età compresa fra i 6 e i 18 anni. Il tasso di alfabetizzazione è del 96% per gli uomini e dell'84% per le donne. Ci sono due principali gruppi etnici: i turchi, che sono il 76% della popolazione, e i curdi, che sono il 16%. Altre etnie rappresentano solo l'8%. La lingua ufficiale è il turco, una lingua asiatica parlata dall'85% della popolazione. Attualmente la Turchia non riconosce e non tutela le minoranze etnolinguistiche entro i propri confini. Discorso diverso per il curdo, che è parlato da circa 20 milioni di persone, per molti dei quali rimane la prima lingua e per alcune, specie anziani, l'unica lingua parlata. L'agricoltura è ancora l'occupazione della maggioranza dei turchi, nonostante la quota delle industrie e dei servizi aumenti costantemente. La Turchia è uno dei pochi paesi al mondo autosufficienti dal punto di vista alimentare ed è il più grande produttore mondiale di nocciole, fichi, albicocche e uvette. Sulla costa mediterranea ed Egea si coltivano olivi, limoni, fichi, uva e ortaggi. Nell'alto piano centrale prevale una vegetazione dominata da gramminacee. Nelle regioni orientali, dove i terreni sono adibiti in prevalenza al pascolo, si incontrano aree boschive e, a quote elevate, una vegetazione di tipo alpino. Foreste decidue e vegetazione arbustiva si trovano lungo il Mar Nero. La fauna del paese è particolarmente ricca. Il cinghiale vive nelle foreste, mentre nelle aree più isolate vivono il lupo, la volpe, il gatto selvatico, la iena, lo sciacallo, l'orso e la martora. Dal punto di vista delle riserve minerarie, il paese dispone di numerosi giacimenti di boro, bentonite, marmo, magnesite, gesso, pomice, perlite, stronzio e calcite. In particolare si posiziona al secondo posto delle riserve sfruttabili di boro, del quale vanta il 73% delle riserve mondiali. Geologicamente la Turchia si trova in gran parte sulla placca anatolica, a sud e ad ovest della placca euroasiatica, a nord della placca araba e a nord-est dai confini della placca africana. A causa della faglia anatolica settentrionale, una struttura geologica con movimento e orientamento est-ovest, la Turchia è una delle regioni del mondo più soggette a terremoti. Negli ultimi 100 anni
I più grossi terremoti sono stati quelli del 1912 con magnitudo 7,4, nel 1999 7,6, nel 2010 6,1, nel 2011 7,2 e nel 2023 7,8. Per parlare della storia della Turchia occorrerebbe molto tempo, tanto interessante e densa di avvenimenti, quindi mi limito a ricordare solo alcuni dati. L'attuale territorio turco, fin dal 6500 a.C., è stato sede di una ricca varietà di popolazioni e civiltà. Si sono succeduti tra gli altri Ittiti, Frigi, Persiani e Macedoni, i regni ellenistici come Pergamo, poi Romani, Parti e Bizantini, il dominio dei quali durò per più di 1000 anni, fino alla conquista di Costantinopoli per opera dei turchi nel 1453. Quindi le repubbliche marinare di Venezia e Genova e gli ottomani, che hanno assunto un importante posto nella storia della Turchia moderna. Facendo un salto di diversi secoli, arriviamo all'epoca contemporanea quando l'impero ottomano crollò con la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Il Trattato di Losanna del 1923 portò al riconoscimento internazionale della nuova Repubblica di Turchia come Stato successore dell'Impero Ottomano. Nata inizialmente come Repubblica parlamentare rivoluzionaria monopartitica, nel 1946 è diventata una repubblica parlamentare multipartitica e, in seguito all'ulteriore riforma conclusasi con il referendum del 2017, è divenuta una repubblica presidenziale. Nella Repubblica Turca sono avvenuti diversi colpi di Stato militari. Ultimo, quello fallito nel 2016, dopo il quale il presidente Erdogan ha rimosso circa 3.000 magistrati ed altrettanti militari. E nei mesi successivi sono stati arrestati diversi esponenti di opposizione come giornalisti e insegnanti, accusati di terrorismo. Fra il 2021 e il 2022 la lira turca ha perso il 55% del suo valore nel cambio sul dollaro. Nell'agosto 2022 la svalutazione della moneta ha portato l'inflazione all'80%, per poi calare a dicembre al 64%. Dopo Istanbul ci imbarchiamo su un traghetto, arriviamo sulla costa dell'Egeo, quindi in Burma andiamo a visitare siti archeologici di Troia, Pergamo, Efeso. Torniamo a Smirne, dove prendiamo un aereo di linea e andiamo ad Ankara, della quale vediamo poco perché la sosta è breve. Dopo una brevissima sosta al Lago Salato, proseguiamo verso la Cappadocia, dove visitiamo alcuni villaggi. Dopo la sosta a un caravanserraglio, andiamo a Konya. Quindi proseguiamo per Antalya, dove prendiamo l'aereo per rientrare in Italia.
arriviamo a Istanbul con volo charter da Bologna nel pomeriggio. Per completare la giornata facciamo due passi intorno all'albergo. Iniziamo la visita della città con la moschea di Soliman il Magnifico, che è da molti considerata la più bella di tutte le moschee ottomane di Istanbul. È stata costruita tra il 1550 e il 1557. Il modello della pianta della moschea è ripreso da quella di Santa Sofia. Fu danneggiata da un incendio nel 1660 e parte della cupola crollò a causa del terremoto del 1766. L'ultimo importante intervento di manutenzione è del 2009. All'interno è possibile ammirare 24 colonne di granito che supportano 28 cupole. Quella centrale ha un diametro di 26,50 m e raggiunge i 47 metri di altezza dal pavimento. In un ambiente vasto, essenziale delle sue decorazioni e con numerose vetrate. Il cortile che precede l'edificio ha nel centro una fontana per le abluzioni, sormontata da una cupola. L'edificio è circondato da mura esterne e, come vuole la tradizione architettonica ottomana, adiacenti alla moschea vi sono altri edifici, scuole coraniche, un ricovero e mensa popolare, un ospedale, un cimitero, un ospizio gratuito per viaggiatori. Vicino al muro di cinta si trova un cimitero con i mausolei di Solimano e della moglie. Le tombe sono entrambe decorate con cupole maiolicate. L'obelisco egiziano è di granito rosso e compresa la base è alto 25,60 m. Sulle facce sono incise delle iscrizioni che celebrano le vittorie del faraone Tutmosi III. La base di marmo è arricchita da bassorilievi risalenti all'epoca dell'erezione dell'obelisco. La colonna serpentina, fatta per commemorare la vittoria dei Greci sull'impero persiano, è di bronzo, alta circa 8 metri, e formata da tre serpenti interlacciati. Sembra sia stata fusa con il bronzo delle armi persiane. L'obelisco murato di epoca romana è alto 32 metri. L'imperatore Costantino VII lo fece restaurare e rivestire con lastre di bronzo dorato
che furono rimosse e fuse dai partecipanti alla Quarta Crociata nel 1204. La cisterna basilica misura circa 140 metri per 70. Ci sono 336 colonne alte 9 metri e distanziate l'una dall'altra di 4,80 metri. Tutte diverse perché recuperate da strutture più antiche. I muri hanno uno spessore di 4 metri. Era alimentata dall'acquedotto di Valente, uno tra i più lunghi della Romanità. La Moschea Blu fu la seconda moschea imperiale costruita 40 anni dopo quella di Solimano. Fu costruita fra il 1609 e il 1617. Il suo nome deriva dalle 21.043 piastrelle di ceramica turchese inserite nelle pareti e nella cupola, rischiarate dalla luce che filtra dalle 260 finestre, conferiscano alla grande sala un'atmosfera suggestiva. La cupola misura 23 metri di diametro e 43 di altezza. Possiede 6 minareti, un fatto che all'epoca della sua costruzione scatenò una polemica perché era lo stesso numero di quelli della Moschea della Brecca. In seguito, per placare gli animi dei fedeli, alla Mecca venne aggiunto un settimo minareto. Tale particolarità architettonica è dovuta, secondo una storia popolare, ad un malinteso. Sembra infatti che il sultano, non potendo eguagliare la bellezza della moschea di Solimano né quella di Santa Sofia, volesse dotarla di minaretti d'oro. L'architetto fraintese però le parole del sultano, capendo alti in turco 6 anziché altin in turco oro. Santa Sofia, dal 537, anno della sua costruzione, al 1453, fu cattedrale cristiana bizantina. Ha una pianta di 69 metri per 75 con 3 navate. Le colonne più grandi sono di granito e raggiungono un'altezza di circa 20 metri con un diametro di 1,50 m. La più grande pesa oltre 70 tonnellate. I terremoti del 553 e del 557 causarono fessurazioni nella semicupola orientale e nella cupola principale, la quale poi crollò completamente nel 558 a causa anche del carico enorme della cupola stessa, che era troppo piatta. Nei lavori di ripristino furono usati materiali più leggeri e la cupola fu elevata di altri 6,25 m, arrivando agli attuali 55,60 dal pavimento. I vari danneggiamenti e le conseguenti riparazioni hanno reso la cupola leggermente ellittica, con un diametro che varia tra i 31,24 m e i 30,86 m.
sono 40 finestre ad arco in seguito parzialmente murate per aumentare la stabilità dell'edificio. La basilica subì in seguito altri gravi danni a causa di altri terremoti e incendi. Dal 537 al 1453 Santa Sofia fu cattedrale cristiana bizantina, escluso il periodo dal 1204 al 1261, durante il quale fu convertita dai crociati in cattedrale cattolica di rito romano. Divenne moschea nel 1453 fino al 1931, quando fu sconsacrata, e nel 1935 trasformata in museo. Nel 2020, per volere del presidente Erdogan, è stata riaperta al culto islamico. Nelle immagini che seguono, scaricate da internet, vediamo le persone che all'ingresso si tolgono le scarpe e all'interno il pavimento ricoperto con tappeti verdi ed alcune vele di stoffa bianca che coprono i simboli del cristianesimo. Facciamo una gita a battello lungo il Bosforo, che come detto è un canale naturale che divide il continente asiatico da quello europeo, e quindi anche la città di Istanbul, che si estende per circa 18 km lungo le sue sponde, e risulta così l'unica metropoli al mondo appartenente a due continenti diversi. Il nome del canale significa passaggio o guado della Giovenca, alludendo al mito secondo il quale Zeus avesse trasformato in una Giovenca bianca la giovane di cui si era innamorato a causa di un incantesimo. Il traffico commerciale nello stretto del Bosforo, che comprende anche le petroliere provenienti dal Mar Nero, è fra i più intensi del mondo, con 700.000 navi all'anno. Istanbul, conosciuta fino al 1930 con il nome di Costantinopoli, nel corso della sua lunga storia è stata capitale dell'Impero Romano, dell'Impero Bizantino, dell'Impero Latino e dell'Impero Ottomano. Conosciuta anche con l'appellativo di Seconda Roma, è stata fino alla conquista ottomana del 1453 una delle più grandi città della cristianità. Secondo un censimento del 2000,
A Istanbul sono attivi 2691 moschee, 123 chiese, 26 sinagoghe, 109 cimiteri islamici e 57 non islamici. La città ha molti ospedali e cliniche private con apparecchiature ad alta tecnologia e ciò ha contribuito a incrementare il cosiddetto turismo medico. In particolare, paesi europei come la Germania e il Regno Unito vi inviano i loro pazienti con basso reddito. I primi sistemi di rifornimento idrico risalgono alla fondazione della città. Uno dei due più grandi acquedotti di epoca romana è l'acquedotto di Valente, che portava acqua fin dalla foresta di Belgrado, alimentava la cisterna basilica e poteva contenere fino a 80 milioni di litri di acqua. Per l'attraversamento ci sono tre ponti e un tunnel ferroviario. Il primo ponte è del 1973, ha una lunghezza totale di 1514 metri e la luce massima di 1074, un'altezza dalla superficie dell'acqua di 105 metri e 39 metri di larghezza. Il secondo, del 1988, ha lunghezza, larghezza e altezza come il primo, ma luce massima di 1090 metri. Vi passano due carreggiate, ognuna con quattro corsie. Il terzo è del 2016. È lungo 2164 metri, una luce massima di 1408. L'altezza delle torri è 322 metri. È il più largo del mondo con i suoi 59 metri, dove passano 8 corsie autostradali, 4 per il senso di marcia e predisposto per due binari ferroviari. Nel 2013 è stato inaugurato un tunnel ferroviario che collega due linee suburbane esistenti. È lungo 14 km e in alcuni punti passa a più di 62 metri dalla superficie ed è quindi il tunnel ferroviario più profondo del mondo. Il Gran Bazar di Istanbul è uno dei mercati coperti più grandi ed antichi del mondo. La costruzione risale al 1455-1460. Ha un'area coperta di 45.000 metri quadrati in cui lavorano circa 20.000 persone, con 61 strade coperte, 22 porte ed oltre 4.000 negozi, nei quali nel 2010 fu calcolato potessero esserci oltre 10 tonnellate di oro. Nel 2014 è stato classificato al primo posto tra le attrazioni turistiche più visitate al mondo, con 91.250.000 visitatori annuali. All'inizio del XVII secolo il Gran Bazar aveva già raggiunto la sua forma definitiva.
Il Palazzo Topkapi è il complesso che fu centro amministrativo dell'Impero Ottomano e residenza del Sultano. La stima delle dimensioni complessive della dimora del Sultano variano da circa 600 a 700 mila metri quadrati. Il Museo del Palazzo è oggi amministrato dal Ministero della Cultura e del Turismo turco. Delle centinaia di stanze e camere del complesso, solo le più importanti sono accessibili al pubblico ed in poche è permesso fotografare. Il palazzo fa parte delle aree storiche di Istanbul, un insieme di siti archeologico-museali facente parte del patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1985. Marco e Betty, essendo autonomi, hanno fatto poi alcuni giri in città, anche se il tempo è stato limitato ad un fine settimana. Thank you.
Allora, vorrei che togliessi questo. Non so se no, non ci sta. Aspetta, aspetta, facciamo l'intervallo, però vi voglio far vedere come le fai forine, ha detto durante le pecore non l'intervallo. ho trovato più di niente. Non ricordo se non si mangia Caramellina. Ah, però ti rotto la condivisione. Vabbè, ma l'intervallo perfetto, oggi mi dà storia. Però non facciamo, e poi infatti la parte, diciamo, il posto dove si proprio per quella ragione, ma per però veramente tutto è tutto. C'è un programma diverso, il nostro non è previsto. Il nostro è mille cose, ci servono, quello che è definito, è definito per lì.
addirittura lo fa con l'aereo. Fa percorso con l'aereo. Vediamo l'audio, tanto c'è. Ora si riparte, eh? Fatto pure adesso. Cominciamo? 16 minuti, vero? Ora qui cosa c'è? Tutta la faccia aperta. Ora rimetto la condivisione. Allora, ti volevo... Aspetta, ecco, si ferma. Si ferma. Ti volevo chiedere una cosa. Il Top Capi, quando ce l'ha fatto vedere anche tuo figlio, non si vedono i gioielli. No, perché... Ma noi l'abbiamo... Io sì, dico l'abbiamo io, però non si poteva fotografare. No, io ho le foto. Io invece... Vabbè, come si chiama, ma noi ci siamo stati nel 98, se non sbaglio, ho fatto lo giro tuo, anche se fortunatamente te hai fatto un pezzo aereo, noi ci hai fatto una giornata di pulma, te lo dico. Ankara, alla Cappadocia, poi uno giorno in no, qui c'è l'altro. Allora, noi si visitò a Top Capi e dentro si potevano vedere i gialli, si potevano fotografare, io ho le foto. E ho le foto del pugnale, quello famoso del film Top Capi, che vi ricordate come Lina Mercuri e Maximia Scelta. Che se, io se lo rivedo ancora, mi piace ancora quel film lì. Secondo me era bellissimo. Ed è stato girato proprio veramente lì dentro. Si vede proprio quel pugnale che è su un manichino, diciamo, che è scritto d'antico turco. Dagli scarponti. Sì. Non la prendo, l'audio è sparito. Dopo la visita di Istanbul, con il pullman ci imbarchiamo sul traghetto e dopo aver percorso un tratto del Mar di Marmara e dello stretto di Dardanelli andiamo a visitare il sito archeologico di Troia. A parte l'orribile cavallo di legno, per il resto vediamo principalmente scavi, molti dei quali ancora in corso, resti di mura fra le più antiche del mondo, strade lastricate e vari manufatti in pietra e marmo di modeste dimensioni. Omero narra che la guerra di Troia avvenne sotto il regno del re Priamo, ma non c'è certezza sulla data, anche se per lo più viene collocata intorno al XIII secolo a.C. Nel 1871 l'archeologo dilettante tedesco Schliemann organizzò una spedizione archeologica a sue spese e si trovò di fronte a più strati che corrispondevano a differenti periodi della storia di Troia. Nei primi scavi commise gravi errori, demolendo costruzioni e mura che avrebbero potuto dare importanti informazioni. Arrivata al secondo strato, a partire dal basso, trovò un immenso tesoro e pensò fosse il leggendario tesoro di Priamo. I suoi ritrovamenti però risalivano a un periodo precedente a quello della Troia omerica.
Successivi scavi portarono alla scoperta di 9 livelli sovrapposti che furono datati con l'ausilio dell'analisi degli oggetti rinvenuti e dall'esame delle tecniche costruttive utilizzate. Si è riusciti così a ricostruire la storia di Troia, stabilendo 10 insediamenti succedutesi nel tempo. I primi 4, da Troia 1 a Troia 4, si sono sviluppati nel corso del terzo millennio avanti Cristo e hanno una chiara continuità culturale anche con Troia V. Troia 6 attesta una seconda fioritura della città, mentre Troia 7 è la principale candidata a venire identificata con la città omerica. Da Troia 8 a Troia 10 si coprono periodi dalla Grecia arcaica all'impero bizantino. Dal primo insediamento fino a Troia 7 non ci sono resti di documentazione scritta che possano aiutare la valutazione dello sviluppo storico e sociale della città. L'acropoli di Pergamo si trova su una collina a 30 km dalla costa del Mare Egeo, su uno sperone di 335 metri che fornisce un sito magnifico ma difficile da sistemare proprio a causa dell'altezza. Gli architetti vi riuscirono sovrapponendo 3 città riunite tra loro mediante scalinate con belvedere e portici. Nel IV secolo avanti Cristo venne costruito il Tempio di Asclepio, poi ampliato nei secoli successivi, e che diventò un famoso centro per la cura delle malattie mentali. Negli adiacenti tempi di Telosforo e nell'area sacra di Esculapio esercitavano i più famosi medici dell'epoca. Gli ammalati avevano diritto ad essere alloggiati e nutriti, ma si badava sempre alla condizione economica di chi doveva pagare e soltanto i ricchi si imponevano forti contributi. È qui, nell'area sacra di Esculapio, che possiamo orientarci sugli interventi clinici anticipatori delle psicoterapie dei nostri giorni. La città viene citata per la prima volta intorno al 400 a.C., ma l'acropoli doveva essere già abitata in età arcaica. Ebbe un notevole sviluppo in età ellenistica, quando divenne capitale dell'omonimo regno. Trasferiamo nella città alta. Divenne parte dell'impero romano quando Attalo III, che fu l'ultimo re indipendente, non avendo alla sua morte eredi maschi, lasciò il regno in eredità ai romani. In età romana Pergamo fu una città prospera, famosa per l'attività dei ceramisti e la produzione di unguenti. Dal II secolo d.C.
Grande concorrente del papiro fu la pergamena, che prende il nome dalla città, fatta con pelle di vitello, pecora o capra, trattata in bagno di calce e acqua, lavata, raschiata e privata del pelo, trattata con pomice ed essiccata al telaio. Il teatro è composto da oltre 80 ordini di gradini in forte pendenza, che si estendono su 50 metri di altezza, offrendo un totale di 10.000 posti a sedere. È stato costruito nel III secolo a.C. La città alta è la più importante, quella in cui si concentrano le funzioni politiche e amministrative. Nella città bretiana è presente un ginnasio, la città bassa, una spaziosa agorà contornata da un colonnato a due piani, costituisce il centro commerciale. A Toro Primo dette il via un programma di rinnovamento edilizio senza precedenti, trasformando la piccola città in una metropoli elegante. Grazie a lui Bergamo costituisce uno dei più spettacolari esempi di urbanistica del tempo. Efeso fu un importante e ricco centro commerciale e dal 129 a.C. fu la capitale della provincia romana di Asia. Tra le rovine che ne fanno uno dei più noti siti archeologici del Mar Mediterraneo sono degne di nota quelle del teatro, del Tempio di Adriano e della Biblioteca di Celso. Efeso rimase la città più importante dell'Asia Minore bizantina tra il V e il VI secolo. La cinta muraria, costruita con blocchi di pietra squadrata, era larga 2 metri, alta 6 e lunga 8 chilometri. Circondava tutta la città e era sostenuta da piccole torri quadrangolari. Dopo l'uccisione a Roma di San Paolo, capo della chiesa di Efeso fu San Giovanni, che qui morì a circa 98 anni d'età e dove potrebbe essere stato scritto il Vangelo di Giovanni. Nel 431 si tenne il concilio di Efeso su disposizione dell'imperatore Teodosio II per sedare due fazioni contrastanti. La prima sosteneva che Maria fosse, oltre che madre di Cristo, anche madre di Dio. L'altra invece era convinta che Maria fosse madre solo di Gesù uomo. La
biblioteca di Celso fu costruita in onore del senatore romano Tiberio Giulio Celso e completata nel 135 d.C. da Filio. Celso era stato console e governatore dell'Asia e ricco cittadino che pagò la costruzione della biblioteca con i suoi fondi personali, mentre il figlio lasciò in eredità alla città i denari per l'acquisto dei libri. Da ricordare in particolare le quattro nicchie che accolgano le statue celebranti le virtù di Celso. L'interno e tutti i libri furono distrutti da un incendio causato dal terremoto del 262, a seguito del quale rimase in piedi la sola facciata che hanno poi distrutta a causa di un altro terremoto e che è stata totalmente ricostruita nel corso degli anni 1960-1970 e serve ora come primo esempio di architettura romana. L'interno del palazzo, non completamente restaurato, era un unico ambiente rettangolare che misurava 17 metri per 11. L'impianto originale del teatro è ellenistico, ma ha subito interventi successivi. Aveva una capienza di 24.000 spettatori. Ankara è la capitale della Turchia e con circa 5.600.000 abitanti è la seconda città turca più popolosa. Il centro storico della città è situato su una collina rocciosa che si erge a 150 metri sopra l'altopiano anatolico, che a sua volta si trova a 938 metri sul livello del mare. La fondazione della città risale all'età del bronzo con l'emergere della civiltà ittita. Nel passato la città si chiamava Angora ed era famosa per le capre, il gatto e il coniglio d'Angora. Il Museo delle Civiltà Anatoliche espone straordinari reperti provenienti dai siti archeologici più importanti dell'Anatolia e offre una visione completa dell'antico passato della Turchia. La città è in uno dei luoghi più aridi della Turchia. È circondata da steppe e ha inverni freddi e nevosi, mentre le estate sono calde e secche.
Malgrado questo, può essere considerata una città abbastanza verde, visto che le aree verdi adibite a parchi pubblici ammontano a circa 72 metri quadrati per abitante. A circa 150 km dalla capitale e a 905 metri di altitudine si trova uno dei più grandi laghi salati d'Europa. Oltre ad essere la più grande riserva di sale del paese, è anche il secondo lago della Turchia per estensione, sebbene questa sia suscettibile di variazioni a seconda della stagione. In estate le sue dimensioni di circa 80 km per 50 si riducono notevolmente e anche la profondità massima passa da circa 2 metri a meno di 1. La Cappadocia fu abitata fin dall'età della pietra. I suoi confini non sono ben delineati, ma può essere considerata come un quadrato di 70 km di lato dove gli insediamenti sono così vicini gli uni agli altri che danno l'impressione di essere una sola città. Il suo paesaggio è ricco di cavità e grotte di origine vulcanica. La sua conformazione geologica è unica al mondo ed è il risultato dell'azione delle forze naturali nel corso dei millenni. La formazione della cordigliera del Tauro, avvenuta circa 60 milioni di anni fa, creò numerose depressioni che circa 10 milioni di anni fa furono riempite dal magma ed altri materiali provenienti da numerosi vulcani in eruzione. Questo materiale però non era molto resistente, tanto che l'azione erosiva del vento, della pioggia, dei fiumi e delle escursioni termiche è stata in grado di creare le numerose valli per le quali la Cappadocia è famosa. Nel 1925 un gruppo di archeologi scoprì le tavole di Cappadocia che descrivono la colonia ai tempi degli Assiri e costituiscono il più antico documento scritto sulla storia della Cappadocia. Nel periodo della persecuzione romana, le grotte e i passaggi sotterranei scavati dai Frigi divennero una vera e propria città sotterranea nella quale i cristiani trovarono rifugio. Una delle 36 città sotterranee trovate, non quella che stiamo vedendo, è profonda circa 60 metri, a 13 piani e un'estensione di alcuni chilometri. Poteva ospitare circa 3.000 persone. Il complesso comprende numerosi camini di ventilazione, pozzi per l'acqua e servizi vari.
secoli VI e VII apparvero le prime chiese dipinte. Queste, come la maggior parte delle case, non erano costruite, ma venivano intagliate nella roccia e poi decorate. Ne esistono più di 600. Visitiamo una fabbrica di tappeti di seta ed assistiamo alle diverse fasi di lavorazione a partire dalla fase della trattura con i bozzoli che vengono immersi nell'acqua calda per dipanare il filo, poi la tessitura. In questa regione la natura si è divertita a modellare delle sculture che offrono uno spettacolo unico al mondo, affascinante e impressionante allo stesso tempo, tanto da trasmetterci sentimenti di stupore e gioia per aver avuto la fortuna di poterla ammirare. Thank you.
Come in ogni tour organizzato, non poteva mancare il solito spettacolo folcloristico. Questa, almeno in parte, è la parodia di un matrimonio. Tra i caravanserragli esistenti, questo è uno dei maggiori e meglio conservati. Un caravanserraglio in genere era composto da un muro che racchiudeva un cortile e un porticato e veniva utilizzato per la sosta delle carovane. Poteva includere anche alcune stanze che venivano utilizzate liberamente da viaggiatori. In molti di essi erano presenti anche delle biblioteche dove soprattutto la sera c'era l'opportunità di profondi scambi culturali tra persone di diverse latitudini. Conta oltre 1 milione di abitanti. Fu un'importante città romana e bizantina. La principale attrazione è il museo di Mevlana, dove sono conservate le spoglie di uno dei più grandi filosofi mistici del mondo, cioè Celaleddin Rumi. La sua poesia e le sue opere religiose, scritte per la maggior parte in persiano, sono le più amate e rispettate in tutto il mondo islamico. Città sulla costa mediterranea e conta oltre 1 milione di abitanti. Fu fondata intorno al 150 a.C. durante il periodo ellenistico e fu presto sottomessa dai Romani. Il dominio ottomano portò relativa pace e stabilità per i successivi 500 anni. La città fu occupata dall'Italia per 3 anni all'indomani della Prima Guerra Mondiale,
ma fu riconquistata dalla Turchia con la guerra di indipendenza. Pernottiamo in un albergo elegante ma abbastanza strano, dove tutto è bianco tanto da sembrare di essere in una clinica. Anche il personale di qualsiasi rango è vestito con maglietta e pantaloni bianchi. Ma è un vero documento storico, cioè pieno di particolari. E io posso dire che, come ci sono stata, che la Turchia è veramente affascinante, cioè non rende abbastanza, anche perché sono video e foto di 25 anni fa. Ma questo qui sono Ah, ah, io ci sono stata. Pamukkale no. Pamukkale io ho fatta. Pamukkale, quella ci sono tutte le fontane dove si può fare il bagno, di ricattare. No, no, io ci non sono, ci sono stata. È stata più bella. Era un giro diverso. Sì. Sì, io ad esempio noi non siamo stati a Troia, però il resto, la Cappadocia è veramente uno spettacolo, così come Istanbul. E poi cosa, avevamo fatto qualcosa di diverso che qui non ho visto, il mausoleo di Atatürk, no, che voi non ci siete stati, che non è bello perché insomma è un po' fascista, però è una cosa storica e interessante da vedere. Se posso dire un particolare di quello che ha detto mio marito alla fine del giro, ha detto: siamo stati a Bisanzio, ma i mosaici bizantini ce l'abbiamo più belli ad Ravenna. E laggiù invece abbiamo trovato una città romana come Efeso, che in Italia non abbiamo. Benedetto, facessi questa considerazione. Va bene. Allora, grazie a lui, e l'anno prossimo prepara qualcosa. L'anno prossimo. Arrivederci a tutti. Complimenti, grazie, ciao.